Buongiorno a tutti, Laura Marchini, responsabile comunicazione di Carlsberg Italia, ma sul territorio ovviamente noi siamo birrificio Angelo Poretti, quindi multinazionale ma con una connotazione territoriale ben precisa e molto storica sull'area di Varese. Il nostro approccio alla questione Expo è stato abbastanza pragmatico, quindi siamo partiti un attimo per cercare di capire quali sono i pubblici che verranno a vedere Expo. Sono pubblici compositi, visitatori di vario genere, perché capire un po' quali sono questi pubblici è fondamentale poi nel cercare di definire un'offerta o un'idea che vada incontro alle diverse esigenze. Noi ci siamo posti anche la domanda, noi abbiamo una grande storia e lo dico con orgoglio perché sono in azienda da 11 anni e fortunatamente posso dire che avere il birrificio Angelo Poretti come sede di lavoro è sempre un piacere, portare le persone a visitarlo dà sempre grandi soddisfazioni. Però mi sono domandata, una persona che viene qua per Expo cosa ne sa, perché deve venire qua, cosa c'entriamo noi con Expo? Alla domanda abbiamo risposto in vari modi, dicendo soprattutto che beh, il tema sicuramente ci è consono, visto che si parla di mondo alimentare, essendo la birra un prodotto alcolico e un prodotto comunque in quell'ambito. L'approccio, si parla molto di sostenibilità, fortunatamente su quest'area abbiamo lavorato molto da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni. Abbiamo questa innovazione particolare che è un'innovazione di prodotto, ma con un forte impatto di sostenibilità. Quindi abbiamo una storia da raccontare, una storia che nasce nell'ambito della multinazionale, ma ha una forte connotazione, un forte sviluppo in ambito locale, per cui il birrificio Angelo Poretti in questo momento è un centro di eccellenza a livello mondiale per tutta questa nuova tecnologia. Il nostro stabilimento è qua a 40 minuti da Malpensa, anche gli uffici li abbiamo praticamente all'interno del sito espositivo perché sono allineate. Abbiamo tutta questa area ambientale di sostenibilità molto forte, quindi riteniamo di poter offrire una serie di idee, di progetti che sono molto nel solco delle tematiche Expo. Per cui abbiamo individuato un po' tre aree su cui vorremmo lavorare, che sono quelle dell'esporre, quello dell'attrarre e quello dell'accogliere. Esporre, pensiamo che quelli siano i pubblici a cui ci possiamo riferire, perché siamo una sede di innovazione nel mondo della birra, quindi un motivo per cui venire è essere un centro di esposizione, quindi far vedere cosa vuol dire innovare, innovare in Italia in un periodo di crisi, quindi tutta una serie di valori ed elementi molto importanti e continuare a portare avanti quello che è il sistema paese, il sistema Italia, le idee e le eccellenze che ci hanno sempre contraddistinto. Un viaggio nella produzione della birra, tutto l'aspetto proprio di produzione nell'ambito alimentare, tutte le questioni di sicurezza, di qualità di prodotto, essere una brand experience, ovviamente siamo un prodotto di largo consumo e quindi far vivere il prodotto a 360 gradi, far vivere il marchio, far vivere il marchio Poretti, che ha una storia molto bella da raccontare, una storia di imprenditoria, di tradizione, di storia, di qualità. Il signor Poretti nel 1881 era all'Expo di Milano, quindi è una storia che abbiamo già visto all'interno dell'azienda e le cronache raccontano che il suo chalet in stile svizzero venne preso d'assalto e la birra terminata, quindi è anche una bella storia che abbiamo già nel passato. Essere un centro di innovazione tecnologica, essere un centro di attrazione da quel punto di vista, è solo un'attrazione turistica, credo che molti di voi lo conoscano, ma è un meraviglioso gioiello Liberty il nostro stabilimento. L'esempio di quanto la gente lo apprezzi è dato dai numeri delle giornate FAI dell'anno scorso, in un giorno e mezzo abbiamo avuto oltre 5.000 visitatori. Devo dire che è stato un successo anche oltre le nostre aspettative, quindi questo dimostra che anche da quel punto di vista è sicuramente un motivo di attrazione. E poi è un centro di eccellenza e di tutto quello che è il mondo dell'enogastronomia di questo territorio. Siamo da sempre qua, siamo ovviamente la birra non ha il terroir così spiccato come il vino, ma ha la produzione qua molto localizzata, per cui ha una connotazione locale molto molto forte. Una serie di stessi temi e di pubblici sono coinvolti anche nell'attrarre e sono coinvolti anche nell'accogliere, non mi dilungo, ma più o meno le tematiche sono esattamente queste. Cosa fare? Due proprio immagini per riassumere un po' quanto è stato detto e fatto. Sicuramente instaurare partnership, come si è detto, fare rete su questo territorio è fondamentale perché una persona che viene all'Expo di Milano deve spostarsi qua, bisogna renderglielo chiaro, renderlo fruibile, per cui fare rete da questo punto di vista è fondamentale ed inoltre tutto quello che ci riguarda più direttamente è proprio quello di rendere lo stabilimento di Induno un centro di eccellenza, visitabile, fruibile e soprattutto una parte integrante del territorio, una sua espressione di eccellenza. Grazie a tutti. Grazie.